l'analisi, nel senso che quando parliamo di calcio sostenibile bisogna considerare che una squadra come Parma, che tra l'altro ha in gestione o in affitto oggetti come lo stadio Tardini e il centro di collegio, strutturalmente in Serie B o in Lega Pro non può che avere aperte, in Serie B di un certo tipo, in Lega Pro di un altro tipo. Per questo Parma deve essere bravo, è stato molto bravo in Serie B, a lavorare anche sui ricavi. Tu hai due tipologie di ricavi in Serie B e Lega Pro, che sono banalmente il ticketing, quindi abbonamenti, biglietti e sponsorship. Parma ha lavorato molto bene sulla parte commerciale quest'anno, ha ricavi commerciali che fanno, secondo me, invidia a una Lega Pro, ma anche alla maggior parte delle squadre di Serie B. Deve riuscire a lavorare ancora meglio se vuole appunto affrontare la Lega Pro, che ha assurdità economiche, in modo razionale, in modo dove tu non puoi fare all-in su un anno. Se prendi un palo ai playoff, devi essere pronto a riprovarci l'anno prossimo. Quindi siamo molto concentrati, come l'anno scorso, a lavorare molto sui ricavi. Stiamo facendo, secondo me, cose interessanti. È chiaro che è un campionato che, studiando i bilanci, fai fatica a capirlo, perché appunto vediamo squadre che accumulano 5-6 milioni di euro di perdita ogni anno, e poi i risultati sono sugli occhi di tutti. Quest'anno credo che il format a 60 squadre voglia essere ripristinato, ma con la volontà di aggiungere le seconde squadre. Le certezze le avremo, come su tante cose, alla fine, credo tra luglio e agosto. Queste Poco prima di sono un po' i iniziare. paradossi del calcio, nel senso che uno dovrebbe iniziare Già finito quasi adesso, a lavorare diciamo. adesso, e ti diranno più o meno su tutta una serie di regole, di montaggio sui giovani, il Anche per gli format. incentivi, tutte Quindi queste attendiamo cose. Un'altra domanda che ci fanno molto, scusate se anticipo un po', Francesca, che vedo che è molto apprezzata stasera. Alessandro, non si dicono queste Sì, cose. beh, no, ma io, no, ma stasera in particolare sarà la liberazione, credo. Ci sarà la possibilità di vedere ancora il Parma su Sky? Tu hai lavorato molto al primo accordo, diciamo, della Serie Non lo so, questa è una risposta sincera, nel senso, in Serie D diciamo che è stata un'eccezione. Lega Pro dovrebbe coinvolgere invece una scelta strategica di Sky di considerare strategica la Lega Pro. Questo è successo per la Serie B. Sky ha perso i diritti della Champions, all'inizio sembrava un grande problema, mentre invece Mediaset ha avuto grossi problemi a fare abbonamenti in più, con diritti che sono costati 800 milioni, sono state una delle prime cause della cessione della parte. Sky ha puntato sulla Serie B facendo ottimi risultati. In Lega Pro ci sono comunque città importanti, non c'è solo il Parma l'anno prossimo. Quindi la mia speranza è che ci sia un interesse strategico da parte loro. La Lega ha un accordo con Sportube che vorrebbe mettere a pagamento. Personalmente, provenendo dal mondo internet, ritengo che i ricavi che puoi fare a pagamento da Sportube siano assolutamente limitati. E quindi non escludo che nelle prossime settimane si possano parlare. Chiaramente non dipende assolutamente in questo caso da noi. Allora, andiamo avanti con tutti gli argomenti, però ci fermiamo un attimo perché abbiamo la pubblicità, se no, come si dice, dalle